Bella Scoppiadores! Bella a tutti Scoppiadores! Finalmente oggi vi portiamo un altro liquido della Vitruviano. Con questo caldo. Sì, facciamo lui, tanto che facciamo... Allora, facciamo lui, che vabbè, è uno dei miei liquidi preferiti della Vitruviano. Ricordiamo che in questa confezione è da svapo di guancia, non mettetelo in un dispositivo da cloud chasing, mi raccomando, perché sono 50-50. E qui in questo caso è il Frontlay Mix and Vape 20ml più 10 della Vitruviano Juice. Questo ragazzi è stivo top. Questo è proprio una botta. Intanto se lui non annusa vi dico. Bene, ragazzi, bene. Ha un sentore molto caramelloso, nel senso che andando ad annusarlo ricorda una caramella fruttata, ma di sicuro non è propriamente così. Comunque sia, si sente, io sento dei frutti rossi e sento un qualcosa come tipo di caramelloso, un sentore caramelloso, ma è un caramelloso piacevole, non quegli americani che stancano dopo 3 annusate. No, questo qua ha un sapore veramente veramente buono, potrebbe ricordare anche uno sciroppo fruttato comunque. Poi è l'unico liquido della Vitruviano completamente bianco. Sì, questo qua ragazzi si sporca veramente pochissimo. Adesso non si vede, però è... Io ne sono già sviluppato a quantità industriali. Sì, a lui piace un casino. Sia 50-50 sia 70-30. Front Lake dal gusto fresco e fruttato a base di frutti rossi, mescolato con una fresca ananas e seducente mango. Quindi abbiamo frutti rossi, ananas e mango. Il Front Lake è un e-liquid composto da 7 diverse fragranze per un viaggio sensoriale senza confini, quindi proprio bomba. Sì, infatti si percepisce che è molto molto complesso come liquido, non è di certo un liquido tranquillo. Qua nella foto ci sono anche le fragole, quindi poi non so se effettivamente le ho messe dentro, però penso che abbiamo messo 7 robe diverse. Tutto, comunque ragazzi, è un fruttato e che io sappia gli ha messo anche un po' di rum dentro. Sì, si capisce molto che è un liquido complesso dall'annusata. Ha un sentore comunque sia... Sì, un filo di rum c'è, perché comunque... Non so perché lì nella descrizione non c'è, però... La prima volta che lo comprai c'era sulla descrizione del sito. Si parla di tantissimo tempo fa. E effettivamente si sente di brutto. Comunque andiamo a provare nella billet, quindi non serve neanche andare a drippare. Abbiamo un boro pieno. Vapor Shell di Atmizo, Nano Alien, come si sente dallo sfrigolio. 16 watt, poi non so se adesso l'avrò, me l'ha ricambiato. No, 16 watt. Sì, 16 watt. Avevo provato a sparare a 20, ma... Perché sto sfrigolio qua... Mi piace, frigge. Frigge parecchio per i miei gusti, sono abituato alle coil semplici. Per me. Allora, è un liquido un po' particolare. Secondo me piace a tutti, è difficile che non piaccia alle persone di quello genere. Perché comunque si sente, io sento il rum, un qualcosa di alcolico, sicuramente il rum. Poi si sente la frutta tutta mescolata insieme. Non riesci a distinguere bene uno o l'altro, cioè almeno io non riesco. Però si sente un fruttato che fa fuori bene da Dio, veramente ottimo. Infatti, spacca la billet. Io ne prendo a quantità industriali di questo video, quindi se mi volete fare un regalo, Pacciamama, Giovanni, Front Lake, andate sul sito. Che schifo. Allora ragazzi, c'è in questo tipo di dispositivo, con questo tipo di generazione, onestamente rispetto al Claude, perché c'è anche la versione da Claude, mi sembra un pelo più blando. Comunque sia, svapandolo io non ci sento niente e ci sento tutto, nel senso che il gusto è molto piacevole, è molto fresco, quindi è un liquido estivo. Non è mentolato, cioè non ha l'ice dentro, però comunque sia il sapore sa di freschezza, sa di estate proprio. Sì, ti lascia qualcosa in bocca di... È fruttato, crema, qua dentro non ce n'è neanche per sbaglio. Fate che io lo svapo anche in inverno, quindi. Mi sembra un frullato ai frutti misti, ecco. Sembra, avete presente quando siete in giro e ci sono quei chioschi di frullati con la frutta fresca?
sembra un mix di questo genere, ecco, andandolo a svapare. La freschezza si sente, ma è determinata dal tipo di gusti che ci sono dentro. Non è una freschezza, diciamo, stile ice, stile malesiano. Sì, non è. È proprio perché i gusti che ci sono dentro ricordano molto l'estate. È sicuramente un liquido molto estivo, ma ve lo sì, potete svapare un po' quando volete. Può essere anche che ci sia un tocco di menta sotto, ma sì, leggero. Allora, il mentolo c'è in tutti i liquidi fruttati, perché sennò risulterebbero troppo dolci. Per smorzare il dolce ci per mettono forza. Dentro il mentolo, però non è ice, non è affatto ice, è un liquido, dal mio punto di vista, fenomenale. In Claude, però, questo qua... Ice from the other side. Adesso, io non l'ho provato su altri dispositivi, però in Claude, secondo me, rende molto, molto, molto sì, la versione 70-30, effettivamente... gli dà le basi. È proprio un'altra cosa. Perché qua esce un miscuglio di tutto, però è un po' meno carico. In Claude lo sentite molto 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 meglio. Io ce lo vedo molto molto bene in Claude, non questo formato, quello 70-30 ovviamente. Quello 70-30, sì, però devo dire che anche questo qua comunque, cioè, non è male. Sì, no, fa il suo sporco lavoro. Ovviamente senza... per avere proprio quello che veramente spacca a livelli esagerati, 70-30 è perfetto. Ecco. E devo farci un appunto, si sentono molto i frutti rossi. Sì, forse lui ha elencato proprio quei tre, perché sono i tre che ti arrivano magari prima. I frutti rossi si sentono malamente. Sono usati un pochettino. Se siete dei fan del Red Aster, ragazzi, questo qua... Anche un filo lana si sente. Sì, leggermente, però è troppo complesso come... È molto, sì, molto piacevole. Sopra, io me lo immagino sotto l'ombrellone... Se non vi piace l'ice, però, sai, la crema, sete della Madonna, ecco, questo liquido qua non vi fa sentire particolarmente sete. Infatti che rispetto io, a uno Giabane, rispetto a un Emilia. Quando noi siamo andati alla Fiera di Napoli, mi sono portato il Front Lake da svapare, quindi lo puoi svapare in tutti i periodi. Sì, no, io me lo vedo molto molto bene ai non amanti dei malesiani, ma che comunque sia vogliono un liquido fresco, non vogliono un liquido che ogni 3 secondi devi bere 2 litri d'acqua, come sono, sappiamo tutti, cremosi. Con questo caldo le creme, ragazzi, solo in casa con l'aria condizionata a 200, e se no vi fate fuori un litro d'acqua ogni tiro. No, spacca. Comunque, ragazzi, promosso, pieni voti, questo proprio era... Voto? Vai, io gli do 10, è uno dei miei liquidi preferiti. Io gli do un 8 semplicemente perché non sono un grande amante dei frutti, ma è un liquido che se siete amanti dei frutti è da 10. E io devo dare 10 per forza. Sarò sviluppato almeno 300-400 ml, quindi... Sì, no, lui se ne fa fuori tutto l'anno, poi lui è una cosa impressionante. Più da Claude, però. Sì, da Claude. Su un bel tubo di Vipersmooth, top. Tanto qua, magliette importanti. Magliette importanti, capellini importanti, collari importanti, mobili importanti. Questa è la bimba, però mi piace, ma mi piace. Appena arrivato in casa, tra un po' arriverà la recensione, adesso aspettiamo un attimo. Mi mandiamo, no scherzo, mi mandiamo niente. È tosta la billetta da recensione. Comunque il Vitruviano Front Lake comprato da senza proprio occhi chiusi. Io vi saluto. E Lauro vince. Anch'io vi saluto. Resto. Perché lo devo dire io? Che lo dico sempre io. Che schifo. Allora ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete mi piace al video. Commentate sotto se l'avete provato. Diteci le vostre impressioni. Iscrivetevi al gruppo Facebook, a Instagram e alla pagina Facebook. Ma soprattutto al gruppo Facebook perché... Perché sì, soprattutto al canale. Iscrivetevi al canale, ovviamente. Se ci guardate, se avete visto questo video, dovete iscrivervi per forza. La scoppiata adesso svapa. È tutto. Grande, ragazzi. L'ho detto qui sotto in descrizione. Buona giornata. Qui sotto in descrizione trovate tutto e via proprio. Cioè. Mi esce tutto l'elenco esagerato. Clic, 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 3 secondi avete fatto. Bella a tutti, scoppiadores. Se siete scoppiadores, mi raccomando. E comprate il Front Lake perché fa paura. Sì, una botta. Anche la billet. Oh, la billet? Sta. Non lo so. Poi uno scavo, ma comunque ci sta. Non so. Bella ragazzi. Bella ragazzi.